Ciao, sono Roberta Cicala Dance. Oggi vediamo come si balla la mazurka. Come prima cosa andiamo ad analizzare il posizionamento corretto della nostra figura per iniziare il ballo della mazurka. Per prima cosa la mano destra della dama sulla mano sinistra del cavaliere con i pollici rivolti verso l'alto. Questo permette un migliore equilibrio del bilanciamento della coppia. Il ginocchio destro è flesso all'interno delle ginocchia del cavaliere, come potete vedere. Il destro rimane sempre a contatto col destro e la mano del cavaliere è sotto la scapola sinistra della dama. La mano della dama si posiziona all'interno dell'avambraccio del cavaliere. Questo permette di tenere un po' di distanza per creare un posizionamento detto a fiore, che si apre nella zona della parte alta. Il cavaliere avrà lo sguardo rivolto leggermente verso sinistra, alto, eppure la dama, sempre lo sguardo verso l'alto, leggermente aperta verso sinistra. Ruotiamo dall'altra parte per analizzare bene come ci si mette in posizione con il fianco destro. Quando io mi accingo a prendere posizione del cavaliere, devo considerare che la mia gamba destra deve posizionarsi all'interno delle gambe del cavaliere. Ma in che modo? Il mio piede destro deve andare in prossimità della gamba destra del cavaliere e la sinistra invece sarà esterna. Aprendo le braccia in questa posizione, riesco a capire bene quanta flessione devo creare per trovarmi in questa posizione. Quindi da posizione dritta si flette successivamente. La gamba sinistra della dama, che rimane esterna alla gamba destra del cavaliere, permette di avere una buona connessione nei momenti di rotazione, che poi andremo a vedere. Posizionamento corretto delle mani, come abbiamo visto prima. Ruotiamo dall'altra parte per far vedere la posizione al contrario. Per i giri che andremo a vedere successivamente. Andiamo ad analizzare la camminata progressiva che si compone di 6 passi, quindi saranno 6 movimenti. Il primo passo che andiamo ad analizzare lo eseguiremo con il piede sinistro e sarà un passo di tacco pianta. Lo possiamo vedere, tacco pianta. Il secondo passo in avanti pianta, rimane sollevato. E il terzo passo pianta tacco. Per seguire il quarto passo tacco pianta, ci fermiamo qui. Per ripartire con la seconda parte della base, con il destro eseguiremo sempre un passo di tacco pianta, il secondo passo in avanti pianta e il terzo passo pianta tacco. Ruotiamo al contrario, facciamo vedere la base anche nell'altro senso, quindi ci posizioniamo, ripartiamo sempre con il nostro piede, il primo passo di sinistro tacco pianta, il secondo passo in avanti di destro pianta in compressione e il terzo passo pianta tacco, tacco pianta, pianta, pianta tacco ed abbiamo concluso la nostra base camminata progressiva. Andiamo ad analizzare i giretti dall'altra parte, bravo Simone, che le ginocchia in questo ballo devono rimanere sempre leggermente flesse, si dice in compressione. Infatti anche se noi andiamo ad eseguire il primo passo, come potete vedere nel secondo dove c'è la compressione della pianta, il ginocchio è sempre leggermente flesso, non è in elevazione come in questo momento. Deve rimanere basso per proseguire con il terzo passo di pianta tacco. Andiamo avanti, tacco pianta, pianta in compressione, vedete il ginocchio, pianta tacco, benissimo. Andiamo ad analizzare ora la camminata progressiva coi passi della nostra dama. Partiremo di piede destro indietro al primo passo, pianta tacco, il secondo passo indietro sarà di pianta in leggera compressione, vedete il tacco rimane un po' sollevato dal pavimento, per proseguire con il terzo di pianta tacco, quindi appoggio. Andiamo avanti con la seconda parte, pianta tacco, proseguiamo col destro indietro, pianta sempre in compressione, e pianta tacco l'ultimo passaggio. Lo vediamo dall'altra parte, pianta tacco, pianta, pianta tacco
e proseguiamo ancora. Pianta tacco appoggio, pianta in compressione, pianta tacco appoggio. Benissimo. Andiamo a vedere ora, al contrario, brava Carola, la camminata in modo continuato. Colleghiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esatto, è importante che le ginocchia rimangano sempre morbide, perché sennò non riusciamo ad avere un buon movimento continuato. Quindi è importante anche stendere la punta del piede indietro prima di creare il movimento. Adesso facciamo vedere, stendiamo la punta. Questo è il movimento corretto per togliere il peso della dama dal posizionamento del cavaliere. 3, 4, 5, 6. Andiamo ad analizzare adesso la camminata progressiva in coppia. Simone e Carola in posizione, ginocchia flesse per partire. Primo passo 1, 2, 3, quarto passo 5, 6. Molto bene. Al contrario, ci giriamo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ottimo. Andiamo a vedere ora la seconda figura della mazurka, che è il giro naturale a destra. Ci posizioniamo, il peso è sul piede sinistro, per partire con la gamba destra. Primo passo, tacco pianta, rotazione del corpo del cavaliere, pianta, terzo passo indietro, pianta tacco. Per proseguire, indietro, pianta tacco, pianta leggermente a lato, in compressione, e avanti, pianta tacco. Facciamo vedere dall'altra parte, ci posizioniamo, partiamo di piede destro e faremo tacco pianta, piede sinistro a lato, piede destro indietro, pianta tacco, piede sinistro indietro, pianta tacco, piede destro a lato, piede sinistro avanti per finire in linea di ballo. Al conteggio di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo ad analizzare ora il giro per la nostra dama. Partiremo di piede sinistro, al conteggio 1 pianta tacco, 2 pianta leggermente in rotazione, il terzo passo in avanti pianta tacco, per proseguire con il passo tacco pianta di destro, sinistro in rotazione pianta, per concludere indietro pianta tacco sulla linea di ballo. Analizziamo il giro dall'altra parte. Andremo indietro di sinistro pianta tacco, pianta, pianta tacco, tacco pianta, rotazione pianta, pianta tacco indietro. Benissimo. Andiamo ad analizzare ora nella rotazione il quarto passo della dama. È molto importante perché è esterno alle gambe del cavaliere. Come potete vedere, 1, 2, 3. Il quarto passo della dama è fuori dalle gambe del cavaliere e sarà di tacco per la dama. 4, 5, rotazione e 6. Vado a concludere. Rivediamo 4, 5 e 6. Lo rivediamo di nuovo. 1, 2, 3. Il quarto passo esterno. 4, appoggio. 5, 6. E ancora 1, 2, 3 appoggio, quarto esterno, 4 appoggio, 5, 6.
Ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao a tutti!